Questa è l'eccellenza delle nostre produzioni e questo va sostenuto. Un ringraziamento chiaramente anche a voi delegati, giornalisti, espositori, visitatori e stasera ai giornalisti che siete qui stasera per divulgare ulteriormente nei vostri paesi e sui mercati mondiali l'eccellenza dei beni in questi settori così importanti delle piastrelle e della soft e dell'arredo umano. Che cosa fa l'ICE? L'ICE naturalmente ha un'attività molto variegata su oltre 80 mercati al mondo, in tutti i settori produttivi abbiamo una rete molto ramificata. Sui mercati mondiali sono quelli che molti di voi conoscono attraverso i colleghi che vivono le sedi dell'ICE sui mercati mondiali. Questa sera abbiamo alcuni colleghi che provengono da alcuni mercati che sono presenti come il Brasile, l'India, gli Stati Uniti, eccetera, ma che sono a vostra disposizione stasera in occasione della fiera, ma anche successivamente quando lo aprirete nei vostri paesi. Brevissimamente su quello che noi facciamo, perché già il dottor Borelli ha accennato al nostro affiancamento con quasi tutte le iniziative promozionali che la Confindustria Ceramica e la Sofan effettuano sui mercati mondiali, proprio per la tipicità di questi settori che sono così fortemente tesi all'esportazione, l'Istituto di sostegno. Qual è la strategia in breve della nostra presenza? Noi tendenzialmente sosteniamo nei paesi maggiormente di importanza strategica per il nostro export, parlo degli Stati Uniti, della Francia, del Regno Unito, anche paesi di nuova presenza dell'export italiano, possono essere Brasile, India, ma anche recentemente in paesi del Golfo, anche su mercati complessi e difficili come possono essere la Cina e altri paesi dell'Europa, la presenza delle ceramiche italiane, delle piastrelle italiane, attraverso i centri, diciamo, dell'ICE in questi mercati, ma anche assolutamente assistendo la ceramica, diciamo, con tutta la ceramica dei principali eventi internazionali.